La cooperativa Stella Alpina di Bormio, 30 anni di servizio, nel convegno del 26 novembre traccia nuove traiettorie di comunità per riattualizzarla, rigenerarla come spazio in cui convergere, condividere, concordare, correre insieme consapevoli e creativi, identificarsi e appartenere, investire per promuovere cambiamenti, imparare ad imparare, dice la psicosociologa Franca Olivetti Manucchian. La cooperativa Stella Alpina sono le persone. Come ho detto, siamo più di 90 operatori in questi anni, 600 persone sono passate, hanno lavorato con noi e raggiungiamo quasi 800 persone come servizi resi, insomma. E la cooperativa Stella Alpina è un'esperienza, è un pezzo di comunità che risponde a delle esigenze e che rileva anche ogni tanto delle mancanze e cerca di coprirle. Festeggiare va benissimo, dire cosa abbiamo fatto va benissimo, ma bisogna andare avanti, bisogna crescere. Se diciamo che siamo partiti da zero e siamo arrivati fin qui, non vuol dire che siamo arrivati al termine. Da qui bisogna ripartire per fare altre cose. Non si può più rispondere interindividualmente a un problema, ci vuole una modalità, una visione collettiva e condivise. Stella Alpina si interroga e sceglie di andare verso l'altro, mettersi nei suoi panni, dai servizi ai processi. Competenza è anche avere una mente aperta che riesca a convivere con un pensiero divergente, a stare nel terreno sfidante tra il problema e le soluzioni. Una nuova alleanza da costruire, da risignificare, da rinforzare tra tutti gli attori del territorio, del welfare, che erano presenti oggi, istituzione, il mondo delle parrocchie, la cooperazione, il terzo settore. E la seconda sta in un'alleanza anche con le giovani generazioni, da pensarsi però come un'alleanza tra abitanti di uno stesso territorio che provano a mettere lì delle ipotesi, degli sguardi sul futuro insieme. Non basta occuparsi dei più deboli, dobbiamo allestire le condizioni perché si riducano le disuguaglianze e si possa interagire oltre le categorie, misurandoci in modo più simmetrico fra diverse condizioni, collocazioni, provenienze, risorse, opportunità. E le parrocchie credo possano giocare un ruolo di alleanza, di collaborazione, no? Nel cercare da un lato una visione condivisa tra il mondo degli adulti, dei giovani insieme, su cosa intendiamo per comunità, su cosa intendiamo per persona, per una vita buona nel nostro territorio e per le prospettive che possono aprirsi, no? Ma con un dialogo dove tutti possiamo imparare qualcosa dagli altri e possiamo portare il nostro dono. Attenzione da parte dell'amministrazione pubblica nei confronti di tutte le fasce della popolazione. Necessità anche per Stella Alpina di una nuova alleanza tra le generazioni in una sussidiarietà orizzontale. La sfida è già cominciata. 30 anni di lavoro e un occhio anche al futuro quindi al coinvolgimento dei giovani, all'inclusione, al far partecipare i giovani a quello che sarà il laboratorio di sviluppo di nuove idee per interpretare al meglio i bisogni della popolazione e quindi rispondere nel modo più adeguato alle esigenze della società.